Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per il nostro rollè di pasta fresca che io ho comprato rigorosamente pronta, ma se voi siete bravi con la nonna papera dateci dentro, ricotta e spinaci. Allora, 250 g di pasta all'uovo fresca. Io qui ho una pasta fatta con semola di grano duro e uova, appunto, un po' di sale. L'ho comprata fatta, ma voi se siete brave con la nonna papera dateci dentro 250 g di sfoglia sottilissima. Poi dai 500 g di spinaci lessi, 150 g di parmigiano, io ho un mix di parmigiano e pecorino e pepato, 500 g di ricotta di pecora, ma è possibile che ne aggiunga un po' di più, quindi leggete gli ingredienti dell'info box. Ci occorrerà anche un litro di besciamella, la ricetta la trovate tra le schede informative e nel link che vi metto in info box. Sale. E cominciamo subito. Come prima cosa metto a sgocciolare ben bene la ricotta e gli spinaci, devono essere il più asciutti possibile. Metto su dell'acqua con del sale e sbollento velocissimamente le mie sfoglie di pasta e poi preparo un canovaccio pulito per adagiarle una volta che le ho sbollentate. Io ne ho qui uno di lino, bello pulito pulito. Qui nella pentola in cui avevo precedentemente lessato gli spinaci, vedete ancora i residui, l'ho appena sciacquata, la pentola è lo stesso, sto portando a ebollizione un pochino d'acqua con un pizzico di sale. Adesso piano piano, appena l'acqua comincerà a bollire, butterò le mie sfoglie e le tirerò su appena appena sbollentate. Prima di versare la sfoglia dentro butto un po' d'olio, questo farà in modo che le sfoglie non si attaccheranno l'una con l'altra. Ho sbollentato le sfoglie e messe già le une sulle altre, vi faccio vedere come le ho posizionate e soprattutto. Allora, ho messo la prima, poi a metà della prima ho adagiato la seconda, a metà della seconda ho adagiato la terza, la quarta, la quinta e la sesta, poi l'altra fila, la prima, l'ho messa all'altezza dell'altra ma sulla linea precedente, la seconda l'ho sovrapposta per metà alla prima, la terza l'ho sovrapposta per metà, in modo che si incollassero sia al centro che le une con le altre a metà e che io potessi quindi poi rollare tutta questa pasta senza che subentri nessun incidente. Adesso, per farla riposare mentre io preparo il ripieno, e niente, piego semplicemente il canovaccio e la arrotolo così, ok, e la metto da parte a riposare. Occupiamoci adesso della farcitura. Come vedete, prendo il mio robot, io da un qualche tempo sto usando lui e mi trovo una favola. Se volete vi lascio il link qui giù in info box, l'ho sostituito al mio Kenwood che non mi soddisfaceva abbastanza, il modello che avevo io, mentre con questo mi sto trovando molto molto bene, adesso lo vedrete all'opera. Bene, questo l'ho acquistato io, non è una collaborazione, quindi è stato un investimento personale. Adesso vi faccio vedere un attimino come faccio il ripieno. Metto l'accessorio lame, quindi peso tutto insieme a voi. Come prima cosa metto almeno 500 g di ricotta, io la uso di pecora, rigorosamente di pecora. Il parmigiano ne ho messi 85 g, ma adesso ne aggiungerò altri 20 g perché voglio arrivare almeno a 100. E metto anche un altro po' di ricotta, arrivando a 700 g. Quindi 700 g di ricotta e 150 di formaggio grattugiato, che sia parmigiano o che sia pecorino. Con i formaggi grattugiati arriviamo a quota 150 g. Mettiamo una presa di sale
E adesso gli spinaci che metteremo previa strizzatura. Li aggiungo. Un 500/700 grammi. Voilà, sono a 640 grammi. E vado. Abbiamo finito. A questo punto il ripieno è pronto. Togliamo il gancio e voilà, e siamo pronti per comporre il nostro rollè. Srotoliamo, prendiamo della carta forno e sbordiamo 10 centimetri superiormente e 10 inferiormente e mettiamo così a cavallo l'altra parte, accavalliamo l'altra parte e tagliamo. Ora vi faccio vedere. Quindi dal bordo inferiore ho sbordato un pochino rispetto alla lasagna, idem nel bordo superiore, ok? Quindi, e adesso arrotolo nuovamente il canovaccio sino a metà, giro così e srotolo in modo da portare la lasagna sulla carta forno e staccare il canovaccio. Adesso spalmiamo il nostro ripieno, mi raccomando 10 centimetri prima della fine non spalmiamo nulla, tutto spalmato del nostro ripieno tranne gli ultimi 10 centimetri. Se vogliamo adesso spolverizziamo un po' di parmigiano. Il mio lo vedete così granuloso perché lo conservo in freezer per non farlo muffire. Siamo arrivati al momento dell'arrotolamento. Io comincio dalla parte superiore perché mi viene meglio. Quindi piego. Non mi aiuto con la carta forno, non è necessario. Ma faccio in modo che la farcia raggiunga tutte le parti della mia sfoglia in maniera uniforme. Quindi tiro su. E voilà! Vedete? Così facendo, quando arrivo alla fine, mi basterà semplicemente bagnare un po' la pasta con le mani così per chiuderla. Voilà, il mio rollè è pronto. Ora non la tolgo dalla carta forno, ma approfittando dei fogli che avevo, che rimetto in posizione, la arrotolo fittamente, okay, e stringo a caramella da una parte e dall'altra. Dapprima con la carta forno, ora però prendo l'alluminio. Questa cosa è importante farla per bene, ok? Quindi metto il mio rollè su un foglio d'alluminio che è lungo quanto il suo corpo e lo chiudo perfettamente. Cerco di chiudere meglio che posso.
E adesso metto un altro foglio di alluminio a coprire di nuovo, perché metterò a cuocere il rollè a mollo all'acqua e non voglio che l'acqua entri all'interno dei fagotti, ok? L'acqua deve riscaldare il contenuto in modo tale da renderlo compatto e sodo, ma non deve innacquarne la farcia. Quindi ripongo con doppio foglio, chiudo da questo lato, così, e poi anche da questo lato. Deve essere proprio blindato e porto le caramelle, cioè i margini delle caramelle, verso l'alto, da una parte e dall'altra. Fatto questo, metto il mio rollè a cuocere nella leccarda del forno piena d'acqua. Quindi, come vedete, cuocerà a bagnomaria. La terrò in forno per 30 minuti, 15 minuti da una parte, dopodiché prendo la caramella e la giro 15 minuti dall'altra a 200 gradi, forno combinato, ventilato e statico insieme. Abbiamo tirato fuori dal forno il nostro rollè, lo abbiamo fatto raffreddare e quindi solo dopo averlo fatto del tutto freddare apriamo il nostro involucro. Se non volete usare tutta la carta stagnola potete avvolgerlo in un panno di lino, però vi posso assicurare che la cottura verrà un pochino più bagnata. Ma chi ce l'ha il panno di lino? Un canovaccio di lino. Un pannolino. Aspetta, al vapore. Sì, ecco, tipo cotto al vapore. Sembra un mega ravioli. Vabbè, devi dire qualcos'altro. No, ah, è tutta roba buona, A questo punto prendiamo una pirofila e prendiamo anche la nostra besciamella, che non deve essere troppo densa, Io uso un cucchiaio di farina per farla addensare ogni quarto di litro di latte. Lo uso raso se la voglio così liquido e bello colmo se la voglio un pochettino più densa. Questo è il caso di farlo con un cucchiaio raso per farla un pochino più liquidina. Ricopro tutta la base della pirofila e la metto da parte. Quindi con un coltello taglio a fette il mio rollè. Adesso adagiamo le nostre fette di rollè una accanto all'altra. Io riempio ben bene tutta la teglia, così, dando appunto, è morbido, quindi lui si assesta abbastanza, e lascio fuori i culetti, che non sono belli a vedersi, ma sono buoni a mangiarsi, quindi come pasto, come cena, esatto. In una pirofilina. Nella pirofilina, oppure vabbè, come cena per i ragazzi quando si cucina, no? Si può mangiare anche così? Sì. Anche così proprio, vediamo, posso assaggiarlo? Buonissimo, sì. E quindi, una volta messo tutto in pirofila, ricopriamo con la besciamella abbondante, perché tanto poi se la richiama. Perché tanto poi si asciuga la besciamella, quindi abbondate, perché questo va ripassato due volte in forno. Allora, come farlo? Adesso lo passate in forno per 20 minuti, poi prima di servirlo lo ripassate in forno
altri 15 minuti, giusto per riscaldarlo. Cospargiamo con del parmigiano. E adesso si va in forno combinato a 180 gradi per 15-20 minuti. Appena la besciamella comincia a sobbollire, potete staccare il forno. Ed eccolo il nostro rollè appena sfornato con la crosticina di parmigiano appena dorata. Adesso fatelo freddare fuori dal frigorifero. Poi consiglio, non lo preparate il giorno stesso, preparatelo la sera prima e fatelo raffreddare a temperatura ambiente, quindi conservatelo in frigorifero, quindi l'indomani quando dovete servirlo mettetelo in forno 20 minuti, un quarto d'ora a 180 gradi e servitelo. La fetta reggerà molto meglio e il sapore sarà fantastico. Vi lasciamo le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Ed ecco l'indomani la nostra bella teglia di rollè riscaldata per la seconda volta. Siamo pronti a creare il piatto. Lo facciamo per voi. E allora andiamo alla ricerca della prima fetta, che viene sempre più scomposta di tutte, ma vada se l'ho trovata. Eccola, eccola. Ed ecco qui la prima fettolona di rollè. E buon appetito mondo! E noi andiamo a pappare!